Mancano una manciata di ore alla seconda edizione dell'Holy Summer Party, la festa dei colori che inaugura l'estate e abbatte tutte le barriere sociali. Il programma della manifestazione è stato reso noto ieri in conferenza stampa da Antonio Menchinelli, Daniele Manias e Pier Francesco Di Giannantonio, organizzatori della colorata kermesse. I cancelli del Parco Fluviale Augusto D'Aoglio sabato 28 maggio apriranno alle 18.30. Musica e divertimento fino a mezzanotte con 4 DJ, Vale S, vincitore del talent pool di M2O, Evangel, Zac, oltre al vocalista Alessio Dandi, proveniente dai migliori club della costa. Il momento clou della serata resta il lancio delle polveri colorate non nocive e contenute in sacchettini, previsto all'imbrunire dopo le 20.30. La manifestazione trae origine dalla festa in Holi in India e segna l'inizio della primavera, oltre al trionfo del bene contro il male. Fra le novità della seconda edizione, un punto polvere, il palco più grande e le postazioni di street food. Con questa festa vogliamo rivitalizzare il Parco Fluviale, un'area della città che spesso viene rinomata per la sporcizia e il degrado, spiegano gli organizzatori. È un momento per far divertire i ragazzi senza abuso di alcol e sostanze stupefacenti, creando anche quella che è una sorta di educazione al divertimento. La festa infatti chiuderà i battenti a mezzanotte. È un'opportunità, ecco, per far divertire i ragazzi senza abuso di alcol e soprattutto di stupefacenti, ma creando anche quella che è un'educazione al divertimento, che passa attraverso regole, come può essere, ecco, quella semplicemente di chiudere la festa a mezzanotte, facendo sì che comunque il ragazzo possa divertirsi ma non ci sia disturbo per la quiete pubblica. Ad oggi sono più di 400 le prenotazioni per la seconda edizione dell'Holy Summer Party, non pochi gli esercizi commerciali della zona che hanno sostenuto la manifestazione che al secondo anno di vita già prende piede. Devo ringraziare molto anche gli esercizi commerciali che quest'anno ci hanno aiutato abbastanza anche a supportare numerose spese, altrimenti senza le quali non avremmo potuto organizzare quindi questa manifestazione. Appuntamento dunque per sabato al Parco Fluviale con la festa del colore e della legalità, che darà un tocco di brio al grigiore quotidiano.